Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovissimo video, anche oggi appuntamento con il mondo della bellezza. Oggi non vi parlo di profumi, ma di 5 prodotti top del periodo che mi stanno piacendo tantissimissimissimo. Tutti più o meno ad un prezzo veramente più che abbordabile. Uno costicchia un attimino, ma l'ho preso in offerta, però merita. Allora, partiamo da sotto la doccia, un prodotto che io stra adoro, una profumazione eccezionale, è il bagno doccia sensuale ai grani di caffè di Yves Rocher. È qualcosa di sublime, ha un profumo questo bagno schiuma che mi fa impazzire. È proprio l'odore del caffè, sembra di annusare i chicchi di caffè tostato. E fa una schiuma quando lava questo prodotto che è qualcosa di fantastico, bella proprio vellutata, corposa e vi lascia la pelle stra idratata, però poi il profumo che sprigiona è qualcosa di veramente fantastico, soprattutto quando magari rientrate in bagno dopo che vi siete fatti la doccia, sentite questa nota di caffè quasi non lo so, edibile, che vi fa proprio venire voglia di darvi un morso. E io veramente quando faccio la doccia, è la prima volta che mi capita con un prodotto cosmetico, mi viene proprio l'acquolina nel vero senso della parola. Cioè, io esco dalla doccia anche se sono le 8 di sera, che ho voglia di un cappuccino, oppure avete presente quelle mousse fredde di gelato, fior di latte praticamente shakerato con poi dentro un pochino di caffè? Ecco, vi viene voglia di una roba del genere. Io in questo periodo, da quando uso questo, ho voglia di caffè a qualsiasi ora. Allora, a primo impatto potreste un attimino fare due passi indietro perché bisogna un po' familiarizzare con il profumo. Poi con i più utilizzi vi ci abituate, però la prima sniffata che date sinceramente è un attimo così debilitante perché non vi aspettate di sentire proprio questo caffè. Poi però sotto la doccia prende un'altra nota, più appunto gourmand secondo me questo bagno schiuma, strapromosso. Devo dire che ne ho presi 3 in offerta a 9,90 euro, questi della Yves Rocher da 400 ml l'uno in 3 profumazioni diverse, ma se tornassi indietro le prenderei tutte e 3 in questa profumazione qua. Sempre sotto la doccia un prodotto che mi piace tantissimo ed è sempre della linea del bagno schiuma che vi parlai in uno dei primi video in cui appunto vi feci vedere un altro bagno schiuma che io adoro da morire. Comunque è questo Scrub Corpo Energy della Vitamine, che è questa marca che trovate al Caddis, dovrebbe essere una sottomarca dell'Atena, una roba del genere, adesso non ricordo. Comunque di lui ho scoperto per prima il bagno schiuma, c'è anche il latte corpo. E il bagno schiuma mi è piaciuto tantissimo, tant'è che è uno di quei prodotti che compro e straricompro. Vabbè, adesso ero un attimo in stand-by perché ho preso questi qua delle Rocher. Comunque, poi, visto che mi era piaciuto tanto il bagno schiuma, ho deciso di provare questo scrub. Questo veramente costa 3,50 euro, una roba del genere. Delle volte lo trovate anche in offerta. Comunque, uno scrub corpo energizzante con centrifugati di arancia, zenzero freschi, con il 98% di ingredienti di origine naturale e qualcosa di strepitoso anche lui. Si presenta come una crema, si è diviso un pochino qua, sembra quasi che la parte un po' più oleosa si sia staccata, sia venuta un po' in superficie. Comunque è come una crema con questi granini all'interno, sono dei granuli di nocciole albicocca, c'è olio d'oliva extravergine biologico e burro di karité, poi arricchito con questi appunto centrifugati. Insomma, è veramente un prodotto due in uno perché non è un esfoliante e basta, ma vi va proprio a nutrire la pelle in profondità, soprattutto in quelle giornate in cui siete di fretta, che magari non avete voglia di farvi la doccia, però avete voglia di questa sensazione di freschezza da una parte, ma idratazione dell'altra. Quindi
Questo è fantastico perché poi voi uscite, la pelle è veramente idratata, è bella compatta, non è assolutamente aggressivo come prodotto e vi posso garantire che dopo non avete bisogno di idratarvi la pelle se siete di fretta. Quindi secondo me è fantastico soprattutto in estate per diciamo periodo post abbronzatura, se si vuole fare magari uno scrub per fare in modo che la pelle si pulisca magari dalla pelle secca che si crea dopo che avete preso sole o per prepararla all'abbronzatura. Prodotto sublime, quello che costicchia un po' di più, ma in realtà l'ho comprato approfittando degli sconti da Erbolaro del 30%, quindi adesso non ricordo quanto l'ho pagato perché avevo fatto un po' di scorta di prodotti Erbolaro che sapete io adoro. Ed è l'olio settificante corpo e capelli della linea Danza dei Fiori. Allora, qua siamo davanti a un profumo in olio, in poche parole. E c'è scritto di vaporizzare e massaggiarlo. Questo sublime olio saprà regalare un morbido effetto seta alle pelle del corpo e ai capelli, mentre il suo profumo fiorito e raffinato li avvolgerà in un abbraccio danzante. Qui si sente proprio la rosa. È qualcosa di eccezionale, molto delicato, un olio che proprio voi spruzzate ed è molto molto leggero e quindi indicatissimo magari soprattutto nella stagione calda quando vi volete idratare in velocità, sulla pelle umida ancora meglio, due spruzzatine, la pelle risulta subito sublimata, quell'effetto proprio sano, non tanto oleosa, non tanto lucida, quanto proprio a questa luminosità. E poi c'è un tocco fantastico di questo profumo stradelicato che si sposa benissimo con i profumi floreali che magari avete, per esempio questo qua io trovo fantastico in combinazione con il profumo Rose Sensuelle LPDO, che anche quello ve ne ho parlato in un video, che appunto ha come note cardine la rosa, e quindi secondo me questo va ad accentuare le note dei profumi floreali, veramente fantastico questo prodotto. È proprio una coccola, una roba in più, diciamo. Magari ecco, se non lo volete utilizzare nella quotidianità, cosa che neanche io non faccio, perché comunque secondo me è un accessorio un attimino più da occasioni. È un prodotto sicuramente che magari vi potete regalare se casomai andrete mai in vacanza, visto il periodo che stiamo passando, o comunque sì, in vacanza secondo me è l'ideale perché è leggero, profuma, idrata e una cosa in più, mi sembra, oppure comunque per delle occasioni magari per profumarsi per bene la sera, ecco, non magari quotidianamente perché sarebbe uno spreco secondo me, comunque fantastico. Prodotto che adoro, sto utilizzando tantissimo, l'ho comprata già tempo fa, ve la voglio far vedere solo perché è uno di quei prodotti che uso praticamente quasi quotidianamente, anche se dico, devo dire che io do giro alle mie palette, non è che mi soffermo sempre su una. È la grande e famosa palette della Makeup Revolution, che è la Maxi Reloaded, che è composta da 45 ombretti, tutti nelle tonalità perfette per l'incarnato come il mio e non solo, chiaramente, perché qua veramente accontentiamo penso tutte. E fantastica questa palette, io l'adoro, la durata degli ombretti su di me è qualcosa di eccezionale, costa una cavolata perché mi sembra che con 15 euro ve la portate a casa, tantissimi colori matte, tanti shimmer, veramente qualcosa con il glitter, veramente fantastici. Qua vi potete sbizzarrire anche oggi. Mi sono truccata con, se non erro, questo qui che ha praticamente la stessa identica tonalità del mio vestito e faccio dei giochi con questi ombretti che sono qualcosa di spettacolare. Ultimo, ma non ultimo, e lo sto adorando questo prodotto. Piccola premessa, non sono pagata da alcuna azienda per recensire positivamente i prodotti,
questo profumatore per il bucato. Ho fatto un video in cui vi ho parlato dei miei prodotti per il bucato, che si intitola Bucato che passione, in cui avevo provato la versione al muschio bianco e giglio. Adesso hanno fatto le versioni più grandi, perché il boccettino di prima era un po' più piccolo, e ho voluto provare questo qua, e penso che questo entrerà a far parte della mia quotidianità. Allora, costano circa 5 euro, sono 250 ml. Io in realtà l'ho preso in offerta perché mi sembra a prezzo pieno costi 7 euro. Però basta 1/2 tappini piccolini così per il bucato. Voi avete un bucato che profuma di profumo. Sembra che voi abbiate spruzzato proprio con una boccettona di profumo sui vostri, sul vostro bucato, sui vostri vestiti. È qualcosa di sublime. Io le ultime lavatrici, praticamente l'ammorbidente, l'ho eliminato perché sto mettendo solo questo nella vaschetta degli additivi. E in queste giornate che fuori non è poi così bello, quindi non utilizzo i fili, magari metto lo stendino dentro casa perché non ho voglia di attaccare l'asciugatrice, vabbè, e in casa si sente un profumo, ma un profumo che è qualcosa di veramente, qui è un pelo più forte di come lo sentite, ma di come lo sentite sui vestiti, ma vi posso garantire che è altrettanto buono, e anzi forse ancora più buono sentito sui vestiti. Questo c'è scritto che è un vero e proprio profumo concentrato per tessuti, studiato per donare ai tuoi capi una fragranza unica, intensa e duratura. L'essenza della rosa nera viene accarezzata dalle note calde dell'abano, regalando al suo bucato un profumo intenso, ammaliante ed avvolgente. Non contiene ammorbidente, per questo adatto a tutti i tessuti, anche quelli tecnici e microfibra. Allora, assolutamente non assomigliano alla alle fragranze per come le conosciamo sotto forma di profumo spray per persone. Sono proprio più concentrati, sono proprio diversi. Questo qua però veramente è qualcosa di fenomenale. Qua c'è scritto 35 lavaggi, io penso che 35 se li fa tutti, se utilizzate un tappetto. Se chiaramente ne utilizzate 2, 17 lavaggi, dovreste farli. Comunque, cioè, la boccettina è impregnata, perché dopo un pochino io utilizzo il tappino, ne rimane là sul tappo, quindi scende. Però io non lo spreco, tipo lo asciugo con il panno con cui faccio le pulizie, che mi rimane profumato anche quello, ed è fantastico. Ci fosse un profumo proprio che sa così, perché il suo equivalente, vi ripeto, in profumo, non ha questa profumazione, lo prenderei subito. Niente ragazze, questo è tutto, questi sono i miei 5 prodottini top del periodo che vi straconsiglio, qualcosa di diverso, forse non cose viste, strariviste in giro ultimamente. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video, ciao!